Attore. Partito. Partito. Non sono partito, scusate, siamo, rifacciamo il Chuck. Ah, aspetta. Vai. Volevo essere io ad aprire le danze, perché già mi viene il magone, vi vedo in faccia tutti così intorno e dico: è arrivato l'ultimo giorno, non ci posso credere. Guardate. In pochi di voi, penso, ha capito che la vostra potenzialità è questa. È stata una settimana indimenticabile e voi siete dei ragazzi indimenticabili e straordinari. Prova. Togliti il berretto. Allora aspetta, mi devo sistemare il capello. Robby, ti do più un pochino più di voce. Fai una deve... prova. No, perché sei... Allora? Sì, va benissimo. Facciamo. Aiutiamo il fonico, questo è... Io lo facevo tutto il cuore. L'hashtag. Ok, aiutiamo il fondo. Aiutiamo il hashtag fondo. Aiutiamo il fondo. Veramente, io sono arrivata qua, non mi aspettavo una cosa del genere. Siete stati fantastici per diversi motivi, ma principalmente perché siete molto diversi tutti. È un gruppo veramente eterogeneo, anche sotto il profilo, sotto il punto di vista dell'equitazione, delle esperienze equestre che avete, ma siete arrivati qua e siete stati tutti uguali. Tutti umili, tutti pronti ad aiutarsi, nessuno si è mai messo in cattedra. Anche se alcuni di voi hanno decisamente fatto un percorso diverso, hanno molta più esperienza degli altri, io vi ho visti come tutti uguali. Stavo pensando prima, mentre tornavo dalla scuderia all'albergo, stavo proprio metabolizzando il fatto di dire lunedì mi alzo, non trovo i ragazzi, cioè tutto torna alle tue abitudini, che sembra quasi essere passato un mese, cioè non una settimana. E un po' il magone ce l'avevo, perché comunque, no, mi sta venendo proprio a me il pianto, perché no. Comunque, cioè, noi abbiamo proprio legato. Abbiamo legato tutti e 10, come dice Simone, la famiglia. Le spalle leggermente più aperte, non in avanti. Io sono arrivata, dicevo, qua come coach e mi trovo ad andare via che mi sento una di voi. Una ragazza un po' cresciuta alla quale è stato permesso di far parte di entrambe le squadre, perché io ho la mia squadra, la mia fede, no? Il rosso parlanti. Però onestamente ogni tanto mi dimenticavo, perché siete stati veramente un unico team.
Campus? Campus è una famiglia, secondo me. Una famiglia perché ci siamo vissuti H24, 7 su 7 e non ci sono stati problemi e ho saputo trovare conforto in persone, proprio come tornando a casa sarei andata a parlare con mio padre o con mia madre. Io qui ho trovato 20 mamme e 20 papà, insomma ho trovato proprio casa. Quello che spero è che sia stato per voi un'esperienza, non voglio dire proprio un punto di partenza, perché tanti comunque il vostro cammino l'avete già iniziato da tempo, però spero che vi abbia aperto la mente, vi abbia aperto la mente a essere ancora più appassionati di equitazione, ancora più desiderosi di conoscerne tutti gli aspetti, sia dal punto di vista dell'animale, sia dal punto di vista dell'attività sportiva. Una bellissima esperienza, un'esperienza fantastica e davvero 7 giorni, io sinceramente non pensavo di trovare tutto questo, eh. Pensavo sto andando a fare 7 giorni, li vedevo come sicuramente un modo per crescere, per conoscere, diciamo confrontarsi, però non pensavo in questo modo, è stata veramente una sorpresa, una bella scoperta. Ma realmente questo benessere assieme all'alimentazione cos'è? Come riesco a trasformarlo dall'alimentazione? Comunque molto meglio, eh? Hai visto che è venuto via tutto un sacco di sporcizia lì? Campus per me è diventata quasi una famiglia, diciamo che adesso a pensare che è quasi ora di andare è un po' dura. Però si potevano allungare qualche giorno, quasi quasi. Complimenti al team Parmanti per lo stile. Insomma, siete fantastici tutti, non so cos'altro dire, se no poi magari mi viene da piangere e faccio vedere che non sono tanto di bravo. Siamo partiti. Silenzio, per favore. Ciak. Ciak. Quando volete. Allora, domani... Allora, domani avremo un'esperienza nuova per la maggior parte dei ragazzi, avremo una lezione di volteggio, la disciplina sarà introdotta da Silvia Lucchese. Allora, pronti? Via. Domani i ragazzi faranno un'esperienza nuova. No, dai! Questa qua, se adesso sto dicendo tutto giusto e mi vuoi fare un dispetto, le dici zampolini. E lei mi prende più. No, vabbè. Pronti? Sì. Pronti. Dai, Sergio! Azione! Allora, domani i ragazzi faranno un'esperienza totale. Ciak! E azione!
Allora, i ragazzi domani faranno un'esperienza nuova, avranno il piacere di fare una lezione di volteggio con Silvia Lucchesi. E azione! Grande! Allora, va bene. Allora, ci sei tu? Come no? No, andate, io mi stavo addormentando, mi stavo bloccando, cioè a un certo punto. Se vado dentro io va dentro anche Guglia. Ho avuto delle difficoltà in campo, dicevo, il segnale era completamente pulito. Poi a un certo punto mando Riccardo sul campo e la sua voce scompare. Dico, no. Motore! Ciak! Hai anche l'azione, Claudio. Azione! Ah, bravo. Motore, ciak, azione! Oh! Motore, azione! No, no, motore, ciak, azione! Ci sono, ci sono! La prossima non la sbaglio! E motore, ciak, azione! E così lo chiami, azione! Ah, è come la partenza a galoppo! E galoppo! Cioè, hai capito? Io vorrei dire quello che è successo con voi quando vi abbiamo scelto. Non è stata una cosa semplice, ma venendo dall'esperienza della prima edizione abbiamo cercato di prendere da ognuno di voi qualcosa. È stato un compito difficilissimo e venendo da un'edizione pensi sempre che l'ultima edizione che hai lasciato comunque è difficile da replicare. La prima edizione è stata un'edizione straordinaria con dei ragazzi straordinari. Devo dire che voi siete stati altrettanto bravi, siamo stati bravi anche noi nel scegliervi, ma questo è motivo d'orgoglio per noi. Da, tu concentrati, usa le gambe prima della mano. È un po' triste in realtà, più che altro perché tutti questi giorni non realizzavo che piano piano il tempo passava. Invece oggi un po' si sente, quindi un po' triste, però comunque è stata una bellissima esperienza e mi porterò appresso tutto quello che ho imparato, tutti i consigli, tutte le esperienze, spero comunque di rivedere anche tutto il gruppo. In ognuno di voi abbiamo visto qualcosa, quel qualcosa che Campus, come nella prima edizione, spero abbia migliorato e spero che portiate a casa quell'essenza in più. Puntate anche sulle sconfitte e sulle delusioni, non solo sulle vittorie, perché le vittorie molto probabilmente, percentualmente, saranno minori delle delusioni e delle sconfitte, ma magari potrete vincere proprio perché vi siete fatti forza da una sconfitta, ecco. Bravo, grazie. Bravo. Sono molto felice. Si vede che sono triste, che si è durato troppo poco. Però purtroppo è così, mi porterò dietro tante esperienze e tanta tristezza nel lasciare i miei compagni perché ci siamo legati ogni giorno di più, però con la consapevolezza di avere nuovi amici e nuovi compagni sparsi per l'Italia e che sono pronti in qualsiasi momento ad accogliermi come io sono pronto ad accogliere loro, e quindi alla fine Campus continuerà anche al di fuori. Questa è una promessa. Due, perfetto. Quattro.
Io spero che voi, quando penserete a Campus, avrete questa sensazione, la sensazione di squadra, di amicizia, e ricordare noi come delle persone che vi hanno voluto bene, vi hanno seguito e vi continueranno sempre a voler bene e seguire. Motore partito, Chuck in campo. Chuck, chiediamo al fonico di star zitto per cortesia. Allora, Campus sicuramente è un'esperienza che uno non ha l'opportunità di fare tutti i giorni, no? Comunque le telecamere, le cose. Quindi è una cosa tutta diversa, tutta catapultata un po' fuori dal mondo normale che sei abituato a vivere. È bellissimo perché tutti amici, è una grande esperienza, non saprei come altro definirla. In generale le cose poi le imparate con l'esperienza, dovete ascoltare chi ve le consiglia, farle vostre, filtrarle a seconda delle varie situazioni, delle varie scuderie in cui andrete, cosa gestirete. Beh, molto bene, benissimo. Positivo, positivissimo, nessuno se ne vuole andare, siamo tutti affiatatissimi, abbiamo proposto di prolungare di almeno altri 3 giorni, ci siamo proposti anche di rimanere solo noi ragazzi qui per fare un'altra settimana così, però sarà dura. Fate tesoro di questi momenti, fate tesoro di questa età, perché sono momenti che passano veloci e sono momenti che dovete vivere con tutto il vostro essere, cioè non lasciate neanche un minuto, magari non fino alle 2:30 di notte, ok? Questo è importante. Non lasciate neanche un minuto, cioè vivete tutto e se avete la curiosità, se avete la curiosità di qualcosa, non abbiate paura di chiedere. Ciao! Buongiorno! Ok. Allora, Campus è una bellissima esperienza. E ricca di attività, è tutto, nel senso che conosci un sacco di gente nuova, fai amicizia con i tuoi compagni, è gioco di squadra, è lavoro, è essere affiancati e seguiti da tecnici di altissimo livello e vivere la vita di scuderia che magari non tutti hanno la possibilità a casa di vivere proprio la vita di scuderia, cioè svegliarsi la mattina, mettere il mangime, fare il box. E poi vabbè, i rapporti proprio a livello umano che si instaurano tra compagni di squadra, produzione, voi e tutto. E in più un ottimo lavoro proprio a livello anche equestre, nel senso l'attività col cavallo tra Pisani, la Cons, il volteggio che è stata un'esperienza bellissima nonché divertentissima. Ciao mamma! Oh, per te basta, è un pony! Guarda!
labbra. Addirittura c'ho il cavallo che deve allungare perché sennò non sta nel passo di lui. È bravissimo, mi nasconde le gambe del cavallo, va ripreso. Bravissimo. Preso il muro, fratelli. Sicuramente in questi 6-7 giorni sono successe molte cose, sia a livello equestre con i cavalli, quindi uno sviluppo proprio della, cioè a livello sportivo, ma sicuramente anche uno sviluppo a livello personale. Gli incontri che avete programmato con le diverse persone personalmente mi hanno fatto riflettere molto. Credo di aver capito che devo cambiare alcuni aspetti di come ragionavo, di come vivevo fino adesso per poter essere performante nello sport un domani. Perciò è stato molto forte, molto divertente e quindi, in poche parole, è stato campus. Quello che noi dobbiamo cercare è lasciare un buon ritmo nella curva per aspettare a noi la distanza del primo elemento. Distanza a te, bravissimo. Non posso che ringraziarvi e spero di rivedervi spessissimo e spero di risentirvi quando volete per qualsiasi motivo. Io ci sono, noi ci siamo e un grande in bocca al lupo di cuore a tutti. Luca. Questa la tengo, però. Bellissima.